Ciao amici del laboratorio artistico, io sono Carla. Come vedete, ho tirato fuori dalla cartella di mio figlio un righello, anche già un po' rotto, e un quaderno a quadretti e una matita. Mi servirà poi anche un pennarello nero. Questo sempre per dimostrarvi che anche durante periodi di lockdown, anche durante momenti in cui non abbiamo niente per fare arte, possiamo lo stesso fare arte. Io ho cominciato a fare un quadrato con la matita e adesso segnerò le diagonali. Ma cosa sto facendo? Sto facendo optical art, praticamente illusioni ottiche. Se credete che il testimone oculare sia quello più attendibile perché ha visto tutto e quindi crede e noi crediamo ai suoi occhi, beh, pensateci un attimo perché ingannare l'occhio in realtà è più facile di quanto sembri. Ma come funziona un'illusione ottica? Come mai l'occhio si inganna così facilmente? Nelle illusioni che faremo oggi, più che altro utilizzeremo il contrasto. Quindi il pennarello nero, secondo il nostro occhio, ci crea un contrasto forte fra il bianco e il nero, di chiaroscuro, che ci fa pensare dal nostro occhio l'idea che ci sia un buco. Perché tutte le volte che nella realtà noi vediamo qualcosa di molto scuro, molto probabilmente c'è un buco che ha una forte ombra e quindi crea un forte contrasto. Perciò il nostro cervello ci dà questo input, questa idea che ci debba essere una profondità creata appunto dal colore nero. Questo è un riflesso normale del nostro cervello. Noi andremo ad utilizzarlo per creare l'idea che questo foglio non sia bidimensionale, ma sia tridimensionale e che quindi abbia una profondità e anche uno spessore, come vedrete nella prossima illusione. Quindi è molto importante che i contrasti siano forti e definiti. Per creare però un effetto un po' realistico, bisogna avere anche un chiaroscuro. Per fare il chiaroscuro utilizziamo la matita. Io adesso sto utilizzando una matita HB, che è una matita di durezza normale, quindi la matita che avete nel portapenne, se non c'è scritto niente sopra, è sicuramente un HB. Questa illusione ottica si può fare anche cambiando matita, cioè passando da una matita più morbida, cioè magari una 4B, una 6B, quando abbiamo la dicitura B vuol dire matita morbida, cioè matita che fa un segno scuro sul foglio. Se noi utilizziamo matite di morbidezza diversa, possiamo fare quello che sto facendo io, cioè il chiaroscuro, cambiando matita, cioè partendo da una matita, per esempio 4B, che è molto morbida, per fare il segno più scuro e andando verso una matita più dura per fare i segni più chiari. Il segno più scuro va al centro. L'ultimo tocco per dare un bell'effetto 3D sarà di fare un po' di sfumatura, un po' di ombra sulle diagonali. Quindi io faccio all'interno del triangolo a destra e all'interno del triangolo a sinistra, quindi non quelli sopra e sotto, ma solo quelli destra e sinistra, un po' di ombre, diciamo, mettiamola così, 1 centimetro di ombra, se riesco, sfumata, per dare proprio l'idea che ci sia un buco, una piramide che va dentro il mio foglio. Poi la cosa divertente è proprio quella di trovare altri modi per creare un effetto 3D di profondità oppure di spessore, soltanto con la matita e il pennarello nero. Riuscite a farmi venire altre idee? Io sì, e infatti continuerò a giocarci con questa tecnica. Nel frattempo io vi ricordo che su www.scuolaarte.it ci sono tante altre idee. Potete fare un giro sul sito, troverete tanti articoli, dei PDF, dei video, tanti contenuti gratuiti da scaricare e se volete qualcosa in più trovate anche i corsi professionali per imparare a disegnare, per disegnare con i bambini in modo strutturato e organizzato, perché a disegnare si impara, il talento va coltivato e anche divertito con progetti semplici e adatti all'età dei bambini. Divertiamoci con l'arte. Buona arte a tutti!